Benvenuti a tutti. Amen. Siete un popolo meraviglioso, un popolo speciale. Fatemi un bel sorriso. Ecco, fatevi un applauso a voi stessi, perché siete speciali. Speciali perché abita qualcuno che è speciale nelle vostre vite, perché qualcuno ci ha resi speciali. E questo qualcuno questa mattina vuole parlare ai nostri cuori e alle nostre vite. Pronti a ricevere la parola di Dio? E allora andiamo in Esodo, capitolo 3, vogliamo leggere un episodio attraverso cui Dio stamattina ci parlerà senza indugio. Dobbiamo essere pronti ad accogliere la sua parola. Se noi siamo pronti ad accogliere la parola di Dio nel nostro cuore, questa parola lavorerà e porterà il suo frutto. Or Mosè pascolava dal vecchio sacerdote di Madian, ed egli portò il gregge oltre il deserto e la montagna di Dio all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a dove Mosè guardò, ed ecco il roveto brillava con fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché il roveto non si consuma. Or l'Eterno vide che egli si era per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Egli rispose: mi. Dio disse: non avvicinarti qui. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Poi aggiunse: sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Vogliamo un attimo pregare. Caro Padre, vogliamo accostarci alla tua parola con timore e tremore, perché tu sei un Dio misericordioso, ma sei anche un fuoco consumante. Sei un Dio santissimo. Questa sera, questa mattina, vogliamo accostarci a questa tua parola affinché tu possa parlare nella profondità del nostro cuore e che possiamo essere avvicinati alla tua presenza, che la nostra vita possa uscire cambiata, trasformata, mediante la tua parola e l'opera del fuoco dello Spirito Santo nelle nostre vite e nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. È un episodio spettacolare quello che noi leggiamo in questo passo delle Scritture. Mosè stava facendo ciò che era giusto fare per un buon pastore. Portava le pecore, il gregge al pascolo, e ovviamente essendo nel deserto non c'è granché di pascolo per le pecore, ci sono chiazze di erbe un po' qua e un po' là. E allora Mosè decise di portare il gregge verso la montagna. Solitamente a valle della montagna ristagna un po' l'acqua, quindi la vegetazione è più folta. Quindi vediamo un padre di famiglia, un buon lavoratore, stava facendo il suo dovere, un lavoro di coscienza, lì dove c'era verso la montagna per dare pascolo al gregge che lui aveva. E questo ci parla del fatto che ognuno di noi, sicuramente nessuno di noi qui è un pastore di pecore reali. E ognuno di noi ha la sua propria professione e il proprio lavoro, e ognuno di noi ogni giorno con coscienza fa il proprio lavoro, il proprio dovere, e cerca di fare del suo meglio in quello che la giornata offre, con tutte le sfide che ci sono davanti. Anche Mosè sicuramente ebbe una sfida, non c'era
pascolo per il gregge e allora doveva trovare una soluzione. Quindi nella vita lavorativa, nella vita di tutti i giorni, alcune volte si presentano degli ostacoli o delle sfide che tuttavia non ci devono spingerci a restare fermi nella situazione di disagio, ma ci devono invece spingere, le varie problematiche, le varie sfide che si presentano davanti a noi, ci devono spingere all'azione, cercare cose meglio fare adesso. Ora che c'è questa situazione anche di difficoltà, cosa faccio? Se mi sto fermo, la situazione non farà altro che peggiorare. Quindi meglio cercare delle soluzioni. E quindi quando abbiamo anche questo atteggiamento, che è un atteggiamento positivo, un atteggiamento che cerca di trovare una soluzione, ci mettiamo anche nella condizione giusta per poter creare un'attitudine di poter ascoltare e percepire la voce e la guida di Dio. Mosè arriva si sposta verso la montagna e arrivato a un certo punto la sua attenzione viene catturata. L'attenzione di Mosè viene catturata da un grandioso spettacolo. Mi piace la Nuova Diodati, in questo caso come traduce. La Nuova Riveduta dice ebbe una visione di un rovetto ardente, ma qui nella Nuova Diodati dice vide un grandioso spettacolo. E sì, perché di fatto vedere un rovetto che brucia ma non si consuma è un grandioso spettacolo. A me è capitato anni fa di trovarmi in una collina, mentre facevamo un campeggio a Roccella Ionica, che in lontananza vide un piccolo lucignolo di fumo, un piccolo fuoco, ma il vento soffiò verso la collina e nel giro di pochi minuti c'era tutta la collina in fiamme e tutti gli alberi di ulivo in fiamme. E le fiamme che sprigionava l'ulivo mentre era preso dal fuoco erano circa 4-5 metri di altezza, una cosa impressionante. E quindi ho potuto vedere con i miei occhi questo spettacolo che produce il fuoco, uno spettacolo straordinario. Tuttavia il fuoco che ho visto io era un fuoco che consuma, nel senso che alla fine dell'incendio, poi sono venuti i pompieri e noi pompieri, c'era il fratello Gheri che aveva un attrezzo per poter spruzzare l'acqua, anche col pastore Nicola eravamo lì tutti quanti a cercare di domare queste fiamme, c'era anche il fratello Umberto. E alla fine, grazie a Dio, l'incendio è stato sedato, è stato spento, ma non era rimasto più un filo d'erba. Un fuoco che consuma questo, non lascia niente. Mentre Mosè vide uno spettacolo grandioso, non so se si riesce a vedere in questa foto, vide questo grandioso spettacolo e la sua attenzione è stata catturata. Uno spettacolo irresistibile. Era lì a pascolare le pecore, ma ad un certo punto vide questo fuoco e fu preso da questa curiosità irresistibile di andare a vedere cosa stava succedendo. La sua attenzione è stata catturata. Questa mattina Dio desidera catturare la nostra attenzione. Desidera fare così. Alcune volte per attirare l'attenzione si battono le mani oppure si crea uno spettacolo grandioso, come è successo per Mosè. Quindi se stamattina tu ti trovi qui in questo luogo è perché Dio in qualche modo vuole attirare la tua attenzione per qualcosa di importante. E cosa fa Mosè? Si avvicina. E la domanda che dobbiamo porci: chi c'è dietro questo rovetto ardente che non si consuma? La domanda che ci dobbiamo porre noi nella nostra vita, nella nostra quotidianità, perché alcune volte accadono eventi circostanziali che ci catturano l'attenzione, ma ci potrebbero anche paralizzare se noi non abbiamo discernimento spirituale. E noi allora dobbiamo interrogarci, dobbiamo porci delle domande. Cosa sta dietro a questa circostanza? Perché sta succedendo questa
cosa. Chi c'era dietro il roveto ardente che ardeva ma non si consumava? Sappiamo tutti chi c'era dietro quel roveto. Amen. E sappiamo tutti stamattina chi c'è dietro questo messaggio. Amen. È quello che lui vuole fare nelle nostre vite. E allora Mosè, in modo irresistibile, si avvicina verso questo fuoco e mentre si avvicina accade qualcosa di straordinario. Sente una voce per la prima volta. Non aveva mai sentito la voce di Dio fino a quel momento Mosè. E la cosa straordinaria è che quella voce lo conosceva. Quella voce lo chiama per nome. Non dice ehi tu, ma gli dice Mosè, Mosè, io ti ho conosciuto sin dal grembo materno. Dio ti conosce in un modo perfetto. Tu ed io non siamo dei numeri, ma siamo importanti per Dio. Dio già conosceva il nome di Mosè, Dio sa ogni cosa e conosceva la sua vita e lo chiama per nome. Mosè, Mosè, chiamandoci per nome, Dio manifesta il suo interesse per noi, che siamo speciali e unici. Chiamandoci per nome manifesta il fatto che Egli ci ama di un amore eterno. È inutile dire che Dio conosce tutti i pensieri degli uomini in un solo istante. Lui dice che conosce persino quanti capelli abbiamo in capo. Lui conosce ogni cosa. Per questo è importante questa mattina poterci affidare a Lui. Ma c'è una condizione importante che Dio stabilisce quando ci chiama per nome. Il fatto che io chiamo una persona per nome significa che io desidero instaurare con quella persona una relazione. Do importanza. Quando noi parliamo con le persone, se li chiamiamo per nome, la nostra comunicazione diventa più efficace. Se invece diciamo, ehi tu, non ricordo il tuo nome, un pochettino è un po' imbarazzante alcune volte, ok? Mosè viene riconosciuto da Dio, viene chiamato per nome e Dio desidera avere con Mosè, desidera instaurare una relazione. Quindi è importante sapere che Dio ci chiama per nome, che noi siamo speciali e desidera instaurare una relazione. È importante intrattenere dei discorsi con Dio. È importante intrattenere dei dialoghi con Dio. È importante che noi ci appartiamo con il Signore e dedichiamo il tempo. È importante che noi ci fermiamo e dedichiamo il tempo per stare con Dio, per metterci all'ascolto della Sua parola. Mentre leggiamo le Scritture, non basta leggere le Scritture, ma dobbiamo interrogare le Scritture, parlare con Dio, approfondire le tematiche della Bibbia, conoscere il carattere di Dio. Quindi Dio attira l'attenzione di Mosè attraverso un fuoco, Dio lo chiama per nome e gli fa conoscere che lui è conosciuto da questo Dio che lo sta chiamando e Mosè dunque si avvicina. E mentre noi, come Mosè, ci avviciniamo a Dio, iniziamo a sentire la necessità di santificarci, di purificarci. Mentre io mi avvicino al Signore, sento la necessità di chiedergli perdono per le volte che l'ho dispiaciuto, per le volte che dalla mia bocca sono uscite parole che non dovevano uscire. Chiedo perdono per gli atteggiamenti sbagliati. Ma questo accade solo la consapevolezza
del nostro peccato, delle nostre mancanze o della polvere che ci viene scagliata mentre camminiamo in questo mondo, questa consapevolezza noi la acquistiamo solo se cerchiamo Dio. Amen. Solo se ci avviciniamo al Signore possiamo essere cambiati, possiamo essere trasformati, possiamo essere santificati. Tu non puoi santificarti con le tue forze, perché fallirai miseramente. Tu non puoi santificarti con lo sforzo della carne, perché la carne è inimicizia con Dio. Colui che ci santifica, dice le Scritture, è il Signore. È Lui che ci santifica. E mentre noi ci avviciniamo, come Mosè si avvicinò, Dio gli disse, togliti i calzari. Vedete il processo? Prima era distante, Dio non lo chiama perché era lontano. Non lo chiama per nome, non gli dice niente. Mentre si avvicina, quindi il nostro processo, cari, deve essere quello di avvicinarci al Signore. Come dice Giacomo, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Amen. Appressatevi, c'è una traduzione vecchia che dice appressatevi a Dio ed Egli si appresserà a voi. Appressarsi significa proprio spingersi facendo pressione verso Dio, Lui farà pressione verso di noi e quindi ci sarà una sorta di fusione quando dice in Cristo, amen. Ma una cosa è saperlo in teoria, nella carta, una cosa è viverlo. E Dio desidera che noi possiamo vivere una vita unita in Cristo. Quindi, mentre siamo nel processo, cari nel Signore, stamattina è un cammino verso la santificazione, verso la purificazione. Mettiti in cammino verso Dio, la ricerca di Dio. Se volete un testo su cui volete meditare per cercare Dio, la ricerca di Dio, edito da Verso la Meta, non è pubblicità, ma è, ve lo dico dal cuore, di Tozer. Ha scritto un libro, La ricerca di Dio. Cercate libri che vi portano alla ricerca di Dio. Il libro per eccellenza ovviamente è la Bibbia, ma ci sono dei libri che sono molto illuminanti su quello che può essere il nostro cammino con il Signore. Grazie. Mentre ci avviciniamo al Signore, siamo nel processo, Dio ci dice togli di calzari, ci dice guarda con quella persona con cui hai avuto quel battibecco, prendi nota, come finisci di pregare, alzati, vai a chiedere perdono. Mentre vai avanti nella preghiera, ma guarda cosa c'è nel tuo cuore, ho trovato amarezza, ho trovato un po' di rancore, cosa sono queste cose? Togliti il rancore di dosso, perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. Togliti l'impurità di dosso, perché il luogo su quale stai è un luogo santo. Mentre ci avviciniamo a Dio, ecco che Lui scopre le mancanze che ci sono nella nostra vita, ma non per giudicarci, affinché noi ce ne possiamo liberare e possiamo essere leggeri nel nostro cammino. Tutto ciò che ci contamina e ci avvelena deve essere tolto e rimosso dalla nostra vita. Quindi separiamoci dal peccato, dalle mondanità. Dio è santissimo. Egli è tre volte santo, perché è santo, santo, santo. Santo è il Padre, santo è il Figlio, santo è lo Spirito Santo. Vi ricordate la visione di Isaia che vedeva questi cherubini che si nascondevano con le ali, la faccia e i piedi, e con le altre due volavano e gridavano «Santo, santo, santo è il Signore!» E il Tempio tremava. Dio è santissimo. Dio non è Babbo Natale. Dio è Dio. È un Dio buono, lento all'ira, ma di grande benignità. Ma è un Dio santissimo. E dobbiamo avere consapevolezza che stiamo avendo a che fare con questo Dio meraviglioso. E quindi questa santità di Dio pretende che nessun uomo peccatore si può accostare a Lui. Questo è il punto. Nessun uomo peccatore si può accostare a un Dio santissimo.
a meno che ci sia qualcuno in grado di espiare il peccato di quel peccatore. Amen. Noi possiamo avvicinarci a Dio solo ed esclusivamente se il nostro peccato viene ed è stato espiato. Infatti, la necessità di espiazione prima che il peccatore possa avvicinarsi a Dio dipende proprio da questo. Alcuni brani. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. E ancora, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo, parlando dei patti. In virtù di questa volontà noi siamo stati, notate bene, santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Perché lui dice proprio questo? Perché Gesù è l'espiazione per i nostri peccati. Nessuno può andare al Padre senza Gesù. Perdonatemi, altri seguaci di altre pseudo-religioni, che dite che potete andare a Dio anche senza Gesù. È impossibile, perché Dio è un Dio santissimo e ci possiamo accostare al Santissimo solo attraverso Gesù, che ha pagato il prezzo per l'espiazione di tutti i nostri peccati. Amen. La ragione primaria e fondamentale per cui senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, perché Dio è santo e prima che fra Dio e il peccatore possa esserci comunione, il peccato deve essere espiato. Per questo la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora, Cristo ha sparso il sangue per ognuno di noi. E la cosa bella è che Dio, quando chiama Mosè, si lascia trovare. Quando noi cerchiamo il Signore, si lascia trovare. In secondo Cronache, Davide dice a suo figlio, mosso dallo Spirito Santo, dice: e tu, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo. Li possiamo fare nostre queste parole. E servilo con cuore integro e con animo volenteroso. Il Signore scruta tutti i cuori, disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Se si lascerà trovare, è una condizione, una funzione matematica. Se tu fai questo, accadrà questo. Ma se non lo troviamo, non lo troviamo. A volte mi duole il cuore sentire: sì, però Dio è troppo irraggiungibile, oppure chissà se veramente Dio mi ha detto questo, mi ha detto quello. Quando si arriva ad avere questo genere di incertezze è perché non ci siamo spinti ancora oltre nel nostro processo di avvicinamento a Dio. Dobbiamo andare oltre. C'è un cantico antico che dice: oltre quel velo bramo mirar. Grazie a Dio il velo non c'è più, perché il velo è stato rimosso. Ma a maggior ragione noi abbiamo il privilegio di entrare in questo meraviglioso luogo santissimo. Cercate l'Eterno, dice Isaia, mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. Quindi, cari, quando noi lo cerchiamo, lui si lascia trovare. E cosa accade? Accade qualcosa di bello. Quindi Mosè si avvicina. Quindi vogliamo vedere le tappe. In primo luogo attira la nostra attenzione. In secondo luogo, mentre noi ci avviciniamo, lui ci purifica, ci santifica. In terzo luogo, mentre noi
ci avviciniamo a Lui, Lui si lascia conoscere, Lui si rivela a noi in un modo straordinario, in un modo nuovo. Vi ricordate la donna samaritana che era assetata? C'era una grande sete nella sua anima, sì, Gesù prende spunto dall'acqua del pozzo, ma c'era una grande sete nella sua anima. E così nella vita di Mosè c'era una grande sete, la sete di conoscere Dio, perché era lì che attratto, ma poi Dio gli parla, lo chiama per nome, quindi gli manifesta il suo amore. E mentre lui va avanti, lo santifica, lo purifica. Quindi, scusate, forse ho dimenticato una tappa importante, mentre noi ci avviciniamo a Lui, Lui ci toglie tutto ciò che è secco. Alcune volte io il processo della santificazione lo vedo come un albero pieno di foglie secche e vedo Dio come il vento. Allora, se noi come albero di foglie secche ci esponiamo al vento della santità di Dio, ecco che tutte quelle foglie secche cadono, ma ci dobbiamo esporre al vento della santità di Dio. Cosa accade? Cosa succede? Che quando noi ci avviciniamo a Lui, Lui si inizia a rivelare, così come si rivelò alla donna samaritana. Dice: noi sappiamo che dovrà venire il Messia, ma non sappiamo da dove verrà, quando verrà. E Gesù, ad un certo punto, cosa gli dice? Io sono colui che ti parla. Dio dice a Mosè: io sono. Usa lo stesso pronome personale. Io sono. E l'angelo dell'Eterno che è lì al rovedo ardente, nel Vecchio Testamento ogni manifestazione, quando noi leggiamo l'angelo dell'Eterno, è una manifestazione di Gesù Cristo prima della sua incarnazione. Amen. E quando gli dice io sono, quello era Gesù, il figlio, l'unigenito dal Padre. Era lì che si rivelava a Mosè. Per questo Mosè poté stare lì davanti a questo rovedo ardente e non morire. E Gesù Cristo era il tramite attraverso cui lui può stare alla presenza di Dio. Il punto qual è, cari nel Signore? Che abbiamo tutti, noi, tutti quanti, nessuno escluso, me, ognuno di noi qui in questa sala, di cercare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, di inoltrarci in questo meraviglioso processo di santificazione. Ma dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo fare una scelta, dobbiamo scegliere di avvicinarci a Lui, di prenderci del tempo per cercarlo, per stare alla sua presenza, fino al punto in cui sentiamo che Dio ci chiama per nome. Come ti chiami? Giovanni? Fino al punto in cui sentirai Giovanni, Maria, Antonio. Fino al punto in cui Dio ci chiama per nome. È lì veramente che la nostra vita non sarà più la stessa. È lì che scopriremo quello che sarà lo scopo per ognuno di noi. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Il nostro Dio, il nostro Evangelo che predichiamo, non è un Vangelo all'acqua di rose, ma è un Vangelo che è costato il sangue di Cristo. E l'Apostolo Paolo dice: siete salvati per grazia, però non fate della grazia un'occasione per vivere nel peccato. E lo dice anche in Ebrei, in diversi passi. Dio è un Dio misericordioso, lento all'ira, ma Dio è anche un fuoco consumante. Non perché siamo nell'era della grazia Dio ha smesso di essere santo, no. Anzi, al contrario. Noi, ora che siamo nell'era della grazia, Dio si aspetta di più rispetto a quelli del vecchio patto, perché abbiamo accesso a strumenti che nel Vecchio Testamento non si avevano questi strumenti. Noi oggi abbiamo lo Spirito Santo dimorante nelle nostre vite, per cui Dio si aspetta che noi viviamo in una vita santa.
E mi piace questo verso, e chiudiamo, e poi dopo desidero pregare. Dice: procacciate la pace con tutti. Sei in pace con tutti? Tra noi fratelli siamo tutti in pace? Se è così, gloria a Dio, amen. Ma se c'è qualche cosa, qualche pietruzza nella scarpa, spiritualmente parlando, verso un fratello o verso una sorella, te lo devi togliere, perché procacciate la pace con tutti. E alla santificazione. Non può esserci una santificazione se io sono in offesa con un fratello, con una sorella. No, si blocca il processo. Devo procacciare la pace, il perdono, l'accoglienza, l'amore verso il prossimo. Questo ci abilita ad avere pace gli uni con gli altri, ci abilita a vivere, ad avanzare in questo processo di santificazione, senza la quale è un requisito indispensabile, non è un optional. Gloria a Dio quando ci siamo battezzati, ma il battesimo non basta. Gloria a Dio quando abbiamo creduto e ci siamo ravveduti dei nostri peccati, ma la fede non basta. Gloria a Dio per la nostra professione che abbiamo fatto il giorno che ci siamo battezzati, ok? Gloria a Dio per il fatto che frequentiamo la Chiesa, ma questo non basta. Perché in quel giorno, quando Egli tornerà, ci sarà la separazione. Pecore da una parte e le capre dall'altra parte. E saranno gli angeli che faranno questa separazione. E questa separazione avverrà anche nella Chiesa. Per questo, finché siamo in vita, ricordo quando ero piccolo, il parroco predicò su questo, all'epoca frequentavo la Chiesa Cattolica, e predicò sulle pecore e le capre. E io ero bambino, potevo avere forse 7-8 anni, e ho avuto molto timore di Dio. Ho detto: Signore, fai che io sia sempre una pecora, perché io voglio andare in paradiso con te per sempre. Però non dobbiamo scherzare con Dio. Dio non è Babbo Natale, come dicevo prima. Dio è un Dio santissimo. Per cui la santificazione, chiudo, non è un optional. È indispensabile per entrare nel cielo. Gesù non ha detto una volta salvato, sempre salvato. Non l'ha mai detto. Non c'è scritto nella Bibbia. Gesù ha detto: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Amen. Lui ci dà tutti gli strumenti per perseverare fino alla fine, ma noi dobbiamo stare attaccati a Lui, noi dobbiamo appressarci a Lui, e allora sì che Lui ci darà la grazia di perseverare fino alla fine. Quindi, cari, santifichiamo le nostre vite, purifichiamo i nostri cuori, vogliamo eliminare le cose che non gli piacciono, e la gloria di Dio scenderà nel nostro cuore, sulla nostra vita. Giacomo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E poi dice, siamo nel nuovo patto: pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi doppi d'animo. Quindi purifichiamo il cuore, cerchiamo il Signore, stiamo alla presenza di Dio, stiamo dinanzi a Lui. Lui ha pagato tutto per noi e desidera che il fuoco della sua santità possa scendere nei nostri cuori. Vedo il gruppo musicale a salire qui sopra, e desidero che possiamo cantare questo cantico e che possa essere l'inizio del nostro percorso verso la presenza di Dio, come Mosè iniziò ad avvicinarsi perché la sua attenzione è stata catturata e si avvicinò. Così anche noi, questa mattina, mentre cantiamo questo cantico, vogliamo avvicinarci alla presenza di Dio, alla presenza Sua, fino al punto in cui Lui inizia a parlare con te. Tempo fa andai alla Pineta, avevo bisogno che Dio mi parlasse. Ho detto: Signore, io ho bisogno che Tu mi parli. Ero io e Lui. Avevo il telefonino in modalità aereo, nessuno mi poteva trovare lì in quel posto. Ero io e Dio. E iniziai a parlare con Dio. E parlavo io, ma ad un certo punto ho detto: Signore, non voglio più parlare. Voglio che inizi a parlare Tu. E Dio iniziò a parlare alla mia vita, a parlare al mio cuore, a parlare della Sua opera. Ed è stato bellissimo, perché ho avuto un'intimità straordinaria con Lui. E poi mi sono inginocchiato lì sulla pietra lapica, perché sull'etna
proprio di sabbia vulcanica, e ho adorato il Signore. È stato uno dei momenti più belli che ho avuto, e Dio desidera che noi, ognuno di noi, abbia di questi momenti di intimità, perché Lui ti parla, Lui ti pastura. Questa vita è un soffio, ma Lui ci ha amati così tanto che ci ha dato il mezzo per essere espiati, per avere l'espiazione dei nostri peccati e per stare alla Sua presenza. Ma lo dobbiamo cercare, perché Lui, come abbiamo detto, si lascerà trovare. Anche tu puoi fare questa esperienza, come l'ha fatta Mosè, come l'ha fatta qualcuno, come vi ho raccontato, io ho fatto questa esperienza, ma ognuno di voi potete fare la vostra esperienza. Ora, in questo momento, fai la tua scelta. Alzati all'impiedi e di: Signore, io mi metto in azione, voglio cercare te, voglio dedicare un tempo per appartarmi e cercarti, e non per cercarti soltanto, ma cercarti fino al punto in cui io sentirò che tu mi visiti, fino al punto in cui io sentirò la tua voce, fino al punto in cui io sentirò la tua presenza. Vai oltre, non ti fermare, oltre alla sua presenza, oltre verso la sua presenza. Alleluia. Vogliamo adorarlo. Purifica, oh Signore, con il
Signore, cerca il Signore, cerca il Signore. Lui è qui che si sta muovendo in mezzo a noi. Di venirti a consacrare questa mattina qui alla sua presenza, avvicinarti di più al Signore e consacrare la tua vita. Io ti voglio invitare questa mattina a venire qui davanti, perché avverto un forte peso che Dio vuole manifestare la sua presenza in un modo sconvolgente nella vita della sua Chiesa. Se tu senti questo stamattina, vieni qui davanti, vieni qui, avviciniamoci al Signore, alla sua presenza, e pregheremo per te. Tu che sei stato lontano, sei stato per un po' di tempo lontano, e stamattina non è un caso che sei qui in questo luogo, è perché Dio vuole iniziare un'opera, ma quest'opera inizia nel momento in cui tu ti avvicini a Lui, ti avvicini alla sua presenza, ti avvicini alla sua persona. Ed Egli, come abbiamo letto e abbiamo visto, ti conosce per nome, sa quello che c'è nel tuo cuore, sa quello che c'è nella tua vita. Mentre adoriamo il Signore, ti invito a venire qui davanti se senti questo bisogno, questa necessità. Vogliamo pregare tutti quanti insieme. Puoi venire qui davanti a consacrare la tua vita, a inginocchiarti. Non c'è vergogna di stare alla sua presenza, non c'è vergogna di prostrarci dinanzi a Lui. Questo è il tempo di umiliarci davanti alla sua presenza. Chi si vergognerà di me, disse un giorno Dio, lo disse a me personalmente. C'era un'evangelizzazione nel mio paese, Signore mi parlò e disse: chi si vergognerà di me, anch'io mi vergognerò di lui in quel giorno. Non vergognarti del Signore, ti devi vergognare piuttosto del peccato, di ciò che ti ha tenuto lontano dalla sua presenza. Ma di venire alla sua presenza è la cosa più bella. Puoi venire qui, inginocchiarti, stare all'impiedi, non importa, l'importante è che vieni con un cuore pentito dinanzi a Dio, con un cuore desideroso di incontrarlo, e Lui ti incontrerà. Mentre cantiamo questo cantico, permettiamo allo Spirito Santo di muoversi, di muoversi, di muoversi, di muoversi in mezzo a noi. Alleluia, grazie Signore, grazie a nostro Dio. Cantiamo il cantico, e quanti desiderate venire qui davanti, fatelo, perché il Signore vi toccherà questa mattina. Purificami, purificami, trasformami, fammi simile a te per vedere la tua gloria su di me. Su di me purificami, purificami con la tua presenza, cambiami per vedere la tua gloria su di me, su di me. Transforma me, fammi simile.
cultura alla sua presenza. Il culto non è finito questa mattina. Se tu senti il bisogno nel tuo cuore di rompere il tuo cuore davanti al Signore, di umiliarti, di consacrarsi, di rimettere la tua vita ai piedi della croce, questo è il tempo. Questo è il momento in cui Dio farà un tocco nella tua vita e ti cambierà, ti trasformerà, perché Egli si avvicina a noi quando noi ci avviciniamo a Lui, è stato detto questa mattina. E se tu senti nel tuo cuore questo, vieni qui davanti, non lasciarti frenare da niente e da nessuno. È un tempo di cambiamento, è un tempo in cui Dio vuole toccare la tua vita in un modo speciale per portare un rinnovamento nel tuo cuore, un fiume dello Spirito Santo che scorra in te. Cuori rotti ne vogliamo questa mattina, vite che sono spezzate davanti al Signore per essere da Lui rialzate. Se tu senti questo nel tuo cuore, vieni qui davanti. Vogliamo umiliarci davanti a Dio con tutto il cuore questa mattina. Egli è qui. Cuori rotti davanti a te, cuori rotti, cuori rotti, cuori rotti davanti al Signore, cari. Alleluia, gloria a te, Signore. Ci umiliamo davanti a te. Riconosciamo, Signore, i nostri peccati, Signore. Riconosciamo che col tuo sangue, Signore, tu ci lavi, Signore. Nuova vita. Nuova vita. L'umiliazione non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa di nuovo nelle nostre vite. Quando un cuore si rompe alla sua presenza, Dio fa qualcosa di nuovo. E questo viene dallo Spirito Santo. Vogliamo alzarci tutti all'impiedi e
vogliamo entrare in quel luogo santo alla presenza del nostro Signore. Siamo qui, ti adoriamo, aspetta che Dio parla alla tua vita, aspetta che Dio parla al tuo cuore. Sta facendo un'opera straordinaria, Dio sta facendo un'opera meravigliosa, è tempo di cercare, Gesù sta per tornare e la Chiesa si sta santificandoci. Ricantiamo questo cantico, se senti di inginocchiarti, inginocchiati, se senti di parlare con Dio, parla. Questo è tempo di intimità e mettiti all'ascolto, all'ascolto di Dio, perché Lui ti dirà quali sono i calzari che ti devi togliere nella tua vita, quali sono le cose che devi lasciare e che devi abbandonare. Santo, Signore.
Signore. Continuiamo a cercare il Signore quando torneremo nelle nostre case. Abbi ancora un tempo in cui ti inginocchi e cerchi il Signore. Deve essere una ricerca continua, costante, la ricerca di Dio, inseguitori di Dio, della sua presenza. Non lo lasciare più. Fai attenzione, perché il nemico farà di tutto per distrarti da questa ricerca. Prendi le precauzioni giuste affinché questo processo che è iniziato quest'oggi, in questo tempo, possa proseguire, possa andare avanti. Cercare il Signore. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Mettere Dio al primo posto nella nostra vita, perché il tuo nome è santo, 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 santo.